Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della carriera su FIFA 20 con il nostro Chievo Verona. Siamo qui per giocarci le partite contro la Juve Stabia, contro l'altra Juve, il Piemonte Calcio, la partita decisiva per noi, poi contro il Cosenza e di conseguenza e dopo abbiamo la partita contro l'Ascoli. Partite importantissime, soprattutto quella con la Juve. Anche se crediamo che sia una partita abbastanza facile, dovremmo riuscire a subire 3 gol, quindi speriamo. Dai, giochiamoci la partita contro la Juve Stabia. Ora, la formazione che scenderà in campo è composta da sempre in porta Cota di Digione, Vaisanen, Decuone in difesa, Garitano, Esposito, Bertagnoli e Bolli, con Brewster che prova a fare il centrocampista a centrocampo e Esposito in attacco. Dai Bolli è velocissimo. Bolli, chi lo ferma più? Bolli vede Garitano da solo. Branduani come un ragno si getta e raccoglie il pallone. Bertagnoli per bellissimo passaggio per Bolli. Bolli vede benissimo. No, sì è gol. Non ho capito. Esposito, quale Esposito ha segnato? Quale? Salvatore o Sebastiano? Gol. Mi sa Salvatore Esposito. Non si capiva se era gol o non gol. Cioè, il portiere loro, bel portiere. Mamma che schiacciata di testa da parte di Esposito, che poi entra dentro la porta. Chi è? Salvatore. Ma no, di quando è fenomenale. Oh, fallo. Boateng giallo. Ok, calcio di punizione per il Chievo. Esposito per uno. Garitano salta più che può. Garitano come recupera palloni, lui non lo fa nessuno a parte della Vega. Garitano per Esposito, doppietta di Esposito, non Sebastiano, Salvatore Esposito. Ok, ha capito che Boateng c'ha i piedi quadrati, però sbaglia ancora un passaggio Boateng per Bifolco, un pochettino Bifolco, palla fuori, buco difensivo eccezionale del Chievo, eccezionale mo. Boateng, sempre lui, ottimo. Bolli è velocissimo, non lo ferma nessuno. Bolli, vai di fisico Bolli. Bravo Bolli, di fisico Bolli, ottimo Bolli. Bolli per Esposito, ecco. No. Esposito, Garitano. Abbiamo l'altro Esposito. Eh no. Oh, Cotali, ok. Finisce così questa partita. Ok. Non montiamoci la testa. Preso conto mensile squadra primavera, Gabriele Guidi overall eccezionale, Giuseppe Fontana Micala ancora, non crediamo di tenerlo, mentre madonna mia Luca Fontana me lo salco, come si dice, me lo promuovo in prima squadra ora. 89-94 di overall, fenomenale. Andrea Boretti invece non cala di overall, cioè non cala di potenziale. Gesù Giuseppe Fontana mi sa che ci saluta. Ciao Giuseppe, ciao. Dobbiamo giocarci la partita contro il Piemonte Calcio, contro la Juventus di Ronaldo, di Eriksen, del Kun Agüero. Ci siamo riusciti per 4-1 all'Allianz Stadium, o come si vuol chiamare, insomma, avete capito, ci siamo riusciti e ci riproveremo. Intanto vediamo i migliori marcatori. Ci sono Pucciarelli e Vignato. Gioca partita, dai. La formazione è composta da sempre in porta Brivio, Bastoni, Cesar, Dickman che arriva a 71 e Cesar che diminuisce di un overall. Poi abbiamo Giaccherini, Obi, Camavinga, Della Vega e Vignato a centrocampo, con il nostro bomber Pucciarelli, Pucciagol in attacco. Gioca partita. Si comincia in diretta da Odromo, lo stadio del Chievo Verona. Pucciarelli, Veronica su alcuni giocatori della
della Juventus, della Vega, parte subito della Vega, ferocissimo della Vega, della Vega, della Vega, per Vignato, subito Vignato, subito Vignato, neanche un minuto, cioè tre minuti, Vignato, Agüero, Cesar ferma Ronaldo, attenti per il Kun Agüero, il Kun Agüero può andare, il Kun Agüero lo ferma Cesar, cioè Cesar che ferma il Kun Agüero, no, Eriksen, vede Walker che avanza, Walker, Walker, attenti a Walker, Walker per Eriksen, 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 1-1 subito, azione bellissima da parte della Juve, però ci sono ancora tanti gol da fare. Oh, bastoni eccezionale, bastoni che ha fatto, ci ha salvato Camavinga, bravo per Pucciarelli, 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 è partito Pucciarelli, Pucciarelli che ha fatto in mezzo a due uomini, Pucciarelli, 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 no no no, cosa ho giocato, cioè non, non so come possa essere 72, o è buggato lui o è il potere del numero, oh, Pucciarelli che triggera i tifosi della Juventus, o è buggato lui o è la potenza del numero 10. E parte Manuel, Manuel parte, no, quando parte lui non lo ferma nessuno, 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 Manuel, no, non ci credo, 3-1, attenta trentesimo, che cosa ha combinato, che cosa sta combinando Manuel Pucciarelli, io non lo so, però come riusciamo a giocare bene con le big, con le piccole troviamo qualche difficoltà, cioè le piccole intese la Serie B, perché noi ormai siamo superiori a qualsiasi altra squadra, mi sa che in Serie A alzo la difficoltà a leggenda. Ha toccato il pallone il Kun Agüero, attendi Ronaldo, attendi Ronaldo, c'è spazio libero per il Kun Agüero, Kun Agüero, Kun Agüero, miracolo di sempre. Manuel Pucciarelli, Manuel che ha fatto, Manuel Pucciarelli, i difensori della Juventus completamente fermi, Manuel Pucciarelli, oh, rigore, no, ok, vabbè. Ottimi ragazzi, Pucciarelli, Manuel, vede della Vega, ma poi chi lo ferma? No, sono assurdi, sono assurdi, Manuel, doppietta anche questa partita, significa 4 gol alla Juventus in 2 partite, 4, Manuel Pucciarelli, totale 8-2, questa partita finisce ancora peggio, cioè io non so, però è una carriera fatta proprio... È una carriera super irrealistica, ma è stupida, cioè proprio ti mette fascio quando è bello. Camavinga vede benissimo Vignato, è partito Vignato. Vignato, c'è De Ligt, però può andare Vignato per Pucciarelli. No, si accadeva quel che accadeva, quel che sarebbe potuto accadere. Triple, no, no. Stupendi, mi devo stare zitto. C'è ancora Toni Kroos, vediamo cosa può fare. Toni Kroos per Eriksen, 4-2. Però il risultato cambia di poco, perché dovrebbero fare altri 4 gol, se non sbaglio, quindi non credo, dai. Ok, sono leggermente... No, ok, sono stupido. Toni Kroos accorcia le distanze, ma cambia veramente poco il risultato. Ok, ho paura. Corri Manuel. Manuel. Manuel! No, ma si faceva la tripletta. No, 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 no. Sì, siamo in finale, in finale di Coppa Italia, Chievo in finale, Chievo in... No, cioè mi viene da ridere, mi viene da ridere, Chievo in finale di Coppa Italia con due risultati cioè assurdi, 8 gol in 2 partite per il Chievo. La Juve ne realizza solo 4. Siamo in finale, in finale di Coppa Italia contro, vediamo contro chi siamo, sarà contro il Napoli, la finale di Coppa Italia sarà contro il Napoli, Chievo Verona Napoli Coppa. Cioè il fatto che mi viene proprio, che mi viene da ridere, da vedere il totale 8-4, cioè mi fa ridere, no, no, vabbè, no, no. Finale di Coppa Italia Chievo Verona Napoli, oppure semplicemente Napoli Chievo Verona, il Chievo dei miracoli è ritornato, il Chievo dei miracoli dopo 20 anni è tornato, il Chievo dei miracoli è tornato. L'Empoli che perde una partita, ci ritroviamo ancora a meno 2,
ci siamo per giocare la partita contro il Cosenza. Partita importantissima perché infatti, ma Manuel intanto sfonda anche in Serie B, in Coppa Italia, no? Fenomenale. Ragazzi, formazione che scende in campo quest'oggi è composta da sempre in porta, Brivio, Bastoni, Vaisanen, Dijkman in difesa, anche se sono stanchi, ma ce ne importa perché siamo cattivi. Garitano, Fontana, esordio per Fontana in campionato, Bertagnoli, Della Vega stanco e Fabbro che fa la sua prima ascesa in campo, diciamo, a centrocampo. E Brewster in attacco, gioca partita. Fontana è gigante, ragazzi, guardate Fontana. Fontana se ne va, è gigante. È un, cioè, è un mastino Fontana. Attenti a Fabbro, 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 Fabbro. Fabbro, prima partita stagionale, subito gol. Fabbro non è, cioè, ho visto che è un giocatore molto simile a Esposito, però un po' più bassino e più veloce. E Fabbro, mi sa che lo potevo schierare più volte, Fabbro. Ho sbagliato io forse a non schierarlo. Mi sa proprio di sì. Caretta, caretta, caretta. Brivio nazionale. Fontana perde un pallone. Fontana, Fontana, Fontana. Perché Fontana, Fontana? No. Dai, Vega. Dai, Vega. Per Bertagnoli. Bertagnoli per Fontana. Fontana, Fontana, Fontana. Fontana che ha fatto Fontana. Bertagnoli vede Fabbro che vede Fontana che a sua volta vede benissimo Dijkman. No, Della Vega. Della Vega ottimo quando lui recupera palloni, non lo ferma nessuno. Della Vega per Brewster. No, vabbè. Io non so Della Vega, cioè dove, chi è che me l'ha consigliato Della Vega? Chi è? Chi è quel Cristo che me l'ha consigliato? Chi è? Ma non è. Chi sei tu? Sei mio amico? Non me l'hai detto da mi scritto chiunque me l'abbia consigliato, sei, cioè no. Vaisanen, Carretta, a spazzate, Semper, ok che ha tirato male però, ottimo Semper, come sempre. Brewster, se ne va Brewster, Brewster per Fabbro, Fabbro se ne va, è velocissimo Fabbro, Fabbro al giro, Fabbro, 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 fenomenale anche Fabbro, non me lo sarei mai aspettato così forte Fabbro, è molto forte Fabbro, molto forte, cioè quando lo parte mi sembra un Della Vega. Un mini Della Vega, un mini Della Vega, sì. Fortissimo Fabbro. Fabbro, Fabbro, che cosa sta combinando Fabbro? Fabbro, no, Fabbro è fenomenale. Fabbro, lo devo inserire di più. È un giocatore fortissimo, Fabbro. Brewster, doppietta. Anche questa volta, Brewster. Fabbro, 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 Fabbro. No, si mangia un gol praticamente già fatto. Corri, bravo, Brewster, Garitano. Vogliamo la gioia per Garitano. Oh, mamma mia, Garitano, che cosa ha fatto? Bolli, 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 bolli per Fabbro. Fabbro non è in fuorigioco, Fabbro. Fabbro, Fabbro, giro, Fabbro, Fabbro, tripletta! All'esordio, praticamente in Serie B. Per Fabbro. Per Fabbro, sì, Fabio. Fabbro. Fabbro, ottimo. Questo giocatore lo devo schierare molto spesso. E finisce questa partita con un risultato leggermente largo. Fabbro si porta il pallone a casa. Talento appena scoperto, diciamo, Michael Fabbro. Giochiamoci questa partita importantissima contro l'Ascoli che ci serve per aumentare punti. E in caso di sconfitta dell'Empoli saliremmo. La formazione è sempre la stessa. Scendiamo in campo. In the campo. Scendiamo in campo. Fisico, Pucci. Fisico. No. No, quando corre lui, cioè io sopra. Io mi emoziono. Della Vega. Ok, angolo. Ma minca. Della Vega. Della Vega. Oh, rigore. Co. Rigore. Vabbè, dai. Manuel. Bravo Giaccherini. Giaccherini per Manuel. Ottimo. Sì, udè. Gol. Pegnato. Ma che cosa hanno fatto i due? I due. Manuel
il nostro bomber è Giaccherini. Per Vignato 1-0 dopo una partita abbastanza sofferta, ma che ci porta su vantaggio lo stesso. Sono ritardato, ragazzi. Pucciarelli! Pucciarelli! Ma no, cioè io non so, no, è il... Abbiamo certi giocatori fenomenali, abbiamo Della Vega, abbiamo Pucciarelli, abbiamo Giaccherini, cioè dei giocatori proprio all'apparenza scarsi, ma cioè con dei nomi che non risuonano nell'eco dei personaggi famosi. Però c'è intanto, ma che gol all'angolino, 22esimo gol per Manuel. È sbagliato per Pucciarelli, va Pucciarelli, no, Pucciarelli è un mostro. No, Pucciarelli. Io porto sta carriera da 11 episodi, perché se non sbaglio questo è l'undicesimo, che vedrete martedì, perché io lo sto registrando venerdì, cioè venerdì prima. Vabbè, sono 11 episodi che ci stupisce con questi gol. Mi sa che non c'è stato un episodio in cui Manuel non ha segnato. Dai, finisce! Finisce! Così, questa partita. Partita un pochettino con meno, cioè meno gol. 3-0, abbiamo fatto poco in questa partita, abbiamo fatto pochissimo, perché ormai siamo abituati a vedere 4-1 alla Juventus e 6-0 in campionato. Ormai, cioè, andiamo avanti così. Quanto è bello il codino di Nardi, è stupendo. Manuel, una prestazione autorevolissima come sempre. Siamo dopo una stagione di vittorie, alcune volte di sconfitte, siamo in prima posizione. Sì, saremo in prima posizione con l'Empoli, ma se continuiamo così, il titolo di Serie B non ce lo toglie nessuno. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.